Già abbiamo bisogna ricominciare. Sono le 9 e no, troppo presto, aspettiamo ancora qualche minuto, dai. Si fa con questa, si fa partire la registrazione, si fa tutte e due insieme. Cioè, vedi, c'è un aggeggio, almeno si può fare anche gli zoom se uno proprio vuole. Antonio c'è? Vittorio? Non si sente bene, viene forzando i tempi. Chi è il relatore, il signore? Sì, sì. Luigi Crescenzi. Salve, è un piacere di averlo visto. Ti volevo dire, se io arrivo all'improvviso a Piazza Dalmazia, la fizzuccia si rimedia, voglio certo. Dire, anche se arrivo, non voglio prenotare. Se sono a Firenze, c'è da fare l'agopuntura, posso arrivare? Ho voglia, tanto lì c'è sempre voce. Quello si sonno, sì. È tutto bene. Figliore vanno avanti, non so. Senti, quelli dell'associazione, chi è che voleva dire qualche parola? Ma io direi. Intanto si vorrebbe far parlare loro. Aspetta, però fammi mettere un po' più. Buonasera, buonasera a tutti. Scusate, Antonio Mauro, che è il relatore destinato, non si vede, naturalmente ha dei problemi. Siamo, come lui dice, dei tumorati di Dio, per cui bisogna ci scusiate. Eccola. Dov'è? Allora arriva Antonio, forza, se no mi tocca parlare. Colpo di stato. Fa attendere. Vedi, c'è l'acqua tutto tanto. Porta qua il migliore. Sì. Anche con la pioggia puntuale, anche con la pioggia. Oh, dove è Francesca? Possiamo cominciare? Come vediamo subito, come sì, sì, è Franco. Franco, la presentiamo subito, sì, sì, minuti, sì, sì. Va bene? Infatti io faccio soltanto un'introduzione di muscola.
Dai, possiamo cominciare? Oh, Benedetta, come si chiama? Benedetta Leoni. Non mi ha scritto, sì. Se non mi ricordo poi mi aiuta. Bello grande, sì. Allora, cominciamo. Allora, faccio il forse. Forse non c'è una luce, si vede scuro. Perché sono tutti dell'associazione? No, non lo so. Se puoi inquadrare anche luce, se no la telecamera non viene indietro. Sono personaggio in costante, però se vada in giro. No, io sono ospite. Allora, sì, sì. Leoni. Leoni. Sì. Colpire la savana. Allora, va bene così? Va bene. Allora, signori, buonasera a tutti. Ciao. Vedo che questa sera siete particolarmente numerosi. Non so se questo dipende dai comunicati stampa che sono usciti sui giornali oggi, che ringrazio la Nazione, il Tirreno, altri giornali che ci hanno pubblicato, oppure alla presenza degli amici di Ante, di cui qui abbiamo questa sera a presentarci brevemente la loro attività, la dottoressa Benedetta Leoni. Sto facendo uno sforzo di memoria, insomma, ho la bronchite che mi prende un pochino. Allora, questa sera abbiamo il terzo incontro di Caffè Scienza, in particolare è un Cinescienza. Franco Bagnoli presenterà poi il professor Pierluigi Crescenzi, che tratterà un argomento quanto mai interessante e anche in qualche modo inquietante per certi versi. Però prima di fare entrare nel merito della serata, io avrei piacere di presentare, appunto, diceva la dottoressa Benedetta Leoni dell'Associazione ANTA, Associazione Nazionale Tumori, che ci racconterà brevissimamente questa sera, ma noi speriamo di avere loro presenti in una sera di Caffè Scienza per parlare di un argomento che andremo a definire, per sentire da loro la loro attività, che cosa fanno e che cosa possiamo fare noi intanto questa sera per loro. Prego, dottoressa. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Benedetta Leoni, sono responsabile di ANT per la zona di Prato Pistoia. Fondazione ANT si occupa da 39 anni dell'assistenza domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore e di prevenzione. Qui su Prato siamo da 22 anni. Il nostro operato è quello di assistere le persone malate di tumori con i nostri medici, i nostri infermieri, i psicologi. Ci occupiamo di tutto, da portare i lettini alle carrozzine, a assistere anche il resto della famiglia, perché i nostri psicologi non solo aiutano il malato, ma anche il resto della famiglia. In più ci occupiamo di prevenzione. Io ringrazio Caffè Scienza e la CNR per averci ospitato qui, perché loro fanno in maniera ludica informazione sulla scienza, ma è importante anche informare sulla prevenzione e sull'assistenza. Pensare e tendere una mano verso il sociale è altrettanto importante. Noi saremo qui stasera con una banchina, perché vediamo la merda, abbiamo frittelle e cenci, essendo l'ultimo in carnevale, quindi vi chiedo alla fine della pausa della serata di avvicinarvi e di fare merenda con noi facendo un'offerta. Vi ringrazio e grazie di nuovo per essere qui con voi. Grazie. Prendo ancora la parola per dire due cose. Intanto vi vedere sul sito di Caffè Scienza, www.caffescienza.it, le attività in programmazione, e in particolare la prossima di Caffè Scienza, che sarà tenuta questa volta a Firenze presso le Oblate. Giovedì prossimo, mente, cervello e sonno, argomento quanto mai interessante e anche questo accattivante. Per cui vi invito a partecipare anche voi che siete di Prato a Firenze, come fanno tanti fiorentini che vengono qui a Prato ad assistici. E poi vi invito a seguire il programma generale, in particolare anche quello nostro di Prato, di cui credo che sulle panchine sia stato distribuito il programma del primo semestre. Come al solito vi invito a diventare soci di Caffè Scienza, sostenendoci con una quota annuale di circa 10 euro, 10 euro, facciamo 10 euro, insomma. 10 euro che ci serviranno per sostenere le spese che sono quelle di ospitare i vari relatori, quando i relatori
vengono da fuori Firenze, quindi devono prendere il treno, non dico l'aereo perché questo glielo vietiamo, ma insomma ci serve per queste cose. E il fatto di diventare soci significa anche avere la possibilità da parte vostra di indicarci temi che cercheremo di sviluppare se troviamo gli ospiti che vengono gratuitamente, a parte il biglietto del treno, a raccontarci le loro esperienze. Durante la serata passerà presso di voi un foglio per la raccolta degli indirizzi mail, se qualcuno di voi è interessato a ricevere il nostro programma, anche se non è il socio, insomma. Però vi invito a diventare socio. Signori, io vi ringrazio e passo la parola a Franco Bagnoli, il nostro presidente di Caffè Scienza a Firenze, nonché docente di fisica all'Università di Firenze, e che presenterà poi questo. Qui c'è il presentatore del presentatore. Questo è un beta spettacolo. Comunque io devo dire proprio veramente due parole e basta, poi magari interverrò dopo cercando di raccogliere un po' le vostre opinioni. Purtroppo non abbiamo ancora l'impianto audio, quindi invito Pierluigi a urlare, insomma a parlare a voce alta. Abbiamo però un impianto di amplificazione almeno per sentire gli spezzoni dei film. Detto questo, le macchine, cioè, sia diciamo l'intelligenza artificiale senza che sia incarnata in un robot, sia i robot stessi, stanno diventando effettivamente oggetti della vita tutti i giorni, perché i nostri cellulari ormai parlano e ascoltano quello che gli si dice, no? I robottini cominciano a entrare nelle case, e quindi, come pensa Pierluigi vi farà vedere, si comincia a diciamo, realizzare il sogno di Turing, no? Quello di avere una macchina pensante. Ma io lascio direttamente la parola a Pierluigi, il Dipartimento di Matematica e Informatica qui a Firenze. Ok, grazie. Normalmente non ho problemi di voce, perché la mia voce è abbastanza alta, spero che mi sentiate tutti in fondo. Più alto possibile. Cerco di urlare, ok. Va bene, allora, come è stato detto, più che un caffè scienza è più un cinescienza, perché alternerò quei pochi lucidi che ho preparato, che accompagnerò con queste spiegazioni, ma serviranno soprattutto anche a introdurre e accompagnare alcuni frammenti di film. In realtà l'intelligenza artificiale è stata trattata in tantissimi film. Io ho selezionato alcuni soprattutto perché mi sono piaciuti, a parte uno, vi dirò qual è, ma a parte questi sono tutti i film che secondo me sono dei bellissimi film riguardo al futuro, ma allo stesso tempo cercherò anche di dare un'idea di che cosa è successo e qual era l'idea iniziale di Turing, e come adesso sembra che siamo sempre più vicini a poterla in qualche modo realizzare. Io questo titolo, La mente della macchina, in realtà l'ho sempre usato per introdurre Turing, perché Turing è il padre degli odierni calcolatori, e quindi l'ho sempre visto come veramente la mente dei nostri calcolatori. Però in questa sede questo titolo ha un significato diverso. Qui stiamo cercando di descrivere quello che si sta facendo per costruire macchine pensanti. In realtà partiamo proprio da Turing, il quale negli anni 50, in realtà all'inizio degli anni 50, questa è una fotografia famosa di Turing rimaneggiata a forma di quadro, e negli anni 50 Turing, in questa rivista, tra l'altro è interessante vedere che la rivista è una rivista di psicologia e filosofia, non è una rivista di matematica. Non parliamo di informatica perché non ho ancora visto di informatica. E l'articolo ha inizio veramente con questa domanda. La prima riga è: Turing si chiede, possono le macchine pensare? Puoi immaginare di questo all'inizio degli anni 50, che cosa poteva voler dire? Dove i calcolatori c'erano, erano molto pochi,
finalmente erano solamente a beneficio di poche, di pochissime istituzioni, non esistevano assolutamente ancora i personal computer. Eppure Turing si poneva già questa domanda, cioè se era possibile costruire macchine che pensassero. Non è che Turing se la sia posta per primo, però il fatto che se la sia posta lui ha una sua importanza, perché, come vi ho detto, Turing è effettivamente il padre degli utenti calcolatori. In effetti lui, una volta formulata la domanda, la prima cosa che chiese a Bell, questa domanda cosa vuol dire? Ci sono due termini che non sappiamo esattamente cosa vogliono dire. Il primo è macchina. Ovviamente non intendiamo la macchina da guidare strada, deve essere qualcosa di diverso. Il secondo è pensare. Okay. Alla prima domanda Turing aveva già risposto negli anni 30. Aveva introdotto il concetto di macchina, che infatti ha preso il nome da lui, si chiama macchina di Turing, e a tutti gli effetti, in questo articolo in cui lui introduce il concetto di macchina di Turing, Turing sta introducendo il concetto di calcolatore come lo usiamo oggi, esattamente come lo usiamo oggi. Ovviamente c'è stato un avanzamento della tecnologia, ci sono stati miglioramenti a diversi punti di vista, ma a tutti gli effetti quell'articolo degli anni 30 delineava già le linee guida per costruire gli utenti calcolatori. Oggi non mi voglio fermare su quello, non mi parlerò assolutamente di macchine di Turing, ma mi voglio fermare sull'altra parola, pensare. Turing, che doveva essere una persona estremamente intelligente, capì subito che una domanda del genere poteva far pensare i capelli a tutte le persone che leggevano questo articolo. E come probabilmente potrebbe far pensare i capelli anche a voi in questa sala. E allora lui disse, io non mi cimento nemmeno a definire la parola pensare. Non ci penso lontanamente a cercare di definire questa parola. Invece, quello che vi propongo è qualcosa di diverso. E ve lo faccio spiegare da Turing stesso in questo frammento. Problem, and that's
rispetto del nostro intercettivo, la sua città. Entra poi su un altro aspetto della vita di Turing, che è la costruzione di un percolatore per decrittare la macchina Enigma che era utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto dai sottomarini tedeschi. Però il titolo del libro fa invece riferimento alla risposta che Turing dà alla domanda che cosa vuol dire pensare. Turing non vuole dare una risposta a questa domanda, ma dice, se avete capito la fine di questo frammento, tutti noi pensiamo in modo diverso, quindi cosa vuol dire pensare? Tutti noi abbiamo opinioni diverse. E spesso ci capita di dire di qualcuno, ma quello non pensa, perché magari ha opinioni diverse dalle nostre. Quindi lui dice, questo è vero non solo per gli esseri umani, quindi sarà vero anche per le macchine. Invece, quello che mi posso porre come obiettivo è quello di giocare un gioco che appunto si chiama il gioco dell'imitazione, in cui fondamentalmente abbiamo, lui racconta, nel film c'è solo un giudice e un giocatore, ma in realtà c'è un giudice che in questo caso ho identificato con Ada, non a caso Ada, perché Ada Lovelace, nipote di Byron, e poi da Byron è considerata una delle prime, anzi forse la prima, programmatrice in assoluto, anche se non ha mai eseguito un programma, ma ne ha scritti diversi. E i giocatori sono, da una parte Ada, chiaramente Alan Turing, e dall'altra un calcolatore. Ada non vede né Alan né il calcolatore, ma comunica con loro per esempio per posta elettronica attraverso internet. L'obiettivo di Ada è quello di capire chi è Adam e chi è il calcolatore. Chiaramente l'obiettivo del calcolatore è convincere Ada di essere Adam, e l'obiettivo di Ada è chiaramente quello di convincere Ada di essere lui Adam. Se la macchina, il calcolatore, è in grado alla fine di convincere Ada che lui è Ada, la macchina superà il testo. In qualche modo ha imitato un essere umano così bene da essere indistinguibile da un vero essere umano. È chiaro? Guardate che questo sembra una cosa banale, ma non lo è assolutamente, perché chiaramente non basta fare, ad esempio, domande di questo tipo. E guarda, potrebbe dire, chiede a tutte e due, sei un essere umano? Vabbè, certo, potrebbe essere una risposta, una domanda immediata, ma la macchina potrebbe essere abbastanza intelligente da capire che alla domanda, se è un essere umano, cosa risponde? Sì, sono un essere umano. Come chiaramente farebbe anche Alan. Quindi, ovviamente non è così ovvio quali siano le domande che uno deve fare per cercare di capire
se una macchina, se con una, qualcosa con cui sto interagendo sia una macchina oppure una persona. E non a caso il frammento che abbiamo visto prima si conclude con un indio che dice: devi farmi la domanda. In quel caso il poliziotto gli fa la domanda riguardo al fatto che cosa non facevano durante la seconda guerra mondiale, perché erano questo segreti, e qui si aprirebbe tutta la storia di Alan Turing, che però non voglio toccare in questo momento. Ok, ora Turing, che era appunto particolarmente intelligente, non solo quindi evitò di definire il pensiero, ma nell'articolo diede anche già risposte a possibili obiezioni. E ne elencò diverse di possibili obiezioni a quello che lui stava per fare. E tra le tante obiezioni che lui affronta nell'articolo, ce n'è una che è ripresa in qualche modo in questo film che immagino tutti quanti voi riconoscerete. Fluttuazione della pupilla. Dilatazione involontaria del dito. La chiamiamo Vaticano, per semplicità. Il signor Negri, il signor Edward. Vedremo la prova. Vedremo in funzione. No, io lo so. Vedremo per un lato. Voglio vedere un negativo prima di fornire un positivo. Con questo non è. Mila tante. Lo direi. Posso tornare? Non prevede di essere. Va bene, io le farò una serie di domande. Si rilassa e risponde più semplicemente per voi. È il suo problema. Le regalo non fa di te. Non lo accetterò. Inoltre, denuncerei la persona che mi ha dato la polizia. C'è un bambino che mostra la sua collezione di farfalle, le mostra come le uccide. Lo conoscerei dal dottore. Sta guardando la televisione, dove si mette su quanto di questa che non è sulla. Sta sbagliando la rivista, ci trova un insetto con una ragazza nuda. Il senso per decidere se sono lubrificanti o polizi che sono te. Non rispondo a tutte le domande. La nostra è il suo marito, e a lui piace tanto che la prenda nella vostra camera da letto. Non glielo permetterei. Perché no? Dovrei restare qui. Un'altra domanda. Sta assistendo al promenio e ce la si svolge un bambino. I comitati che bussano di pasta di ossa di crude. La prima portata consiste in un cane poluto. Vuole uscire per qualche istante, invece? Ok, quindi una delle tante obiezioni che Turing immaginava già all'epoca in cui propose il suo test è proprio quella che è mostrata in questo frammento.
ovviamente stiamo parlando di Blade Runner, se non avete riconosciuto il film, e probabilmente questa versione del test di Turing, che non mi ricordo nemmeno più come si chiama, qualche nome strano tedesco, in realtà è forse più celebre nella scena iniziale del film, perché nella scena iniziale del film viene applicata un androide il quale è scoperto uccide l'esaminatore. Ora io non voglio fare nessun spoiler di film in questa cinescienza, ovviamente. Generalmente sono tutti frammenti che sono abbastanza all'inizio del film. Quindi, tranne uno, è quello che non mi piace. Però, a parte quel film, tutti gli altri sono frammenti che sono messi all'inizio e quindi non mi dicono molto poi su quello che succederà dopo, ma si dovrebbero invogliare, se non li avete già visti questi film, a rivederli. E questo test, appunto, che in contenuti è proprio il test di Turing, con l'unica differenza che non abbiamo bisogno di internet, perché in questo film si immaginano delle cose di cui invece siamo ancora lontanissimi da raggiungere. Cioè si immagina di poter costruire un robot con le esatte sembianze di un essere umano, no? Cosa per cui invece siamo veramente ancora parecchio lontani. E infatti in questo senso Blade Runner è una catastrofe come film, non ci ha preso in niente. Nulla di quello che Blade Runner racconta si è verificato, tant'è vero che lo prevedeva in anni molto precedenti a oggi, tutto ciò. Quindi proprio si sono sbagliati completamente su quasi tutto, però è un film meraviglioso, E in effetti non c'è bisogno di internet perché quella donna sembra un essere umano, no? Non voglio fare spoiler, quindi non dico nemmeno che cosa succederà successivamente, ma non avendo quindi bisogno di internet, in realtà il test si fa è direttamente contro la macchina. E in quel caso, come si evince dall'inizio e poi anche dal tipo di domande che si fa, il test è basato sull'idea che sì, forse le macchine potranno simulare l'essere umano, ma certamente non potranno provare emozioni. Quindi se io chiedo se accena nel video cane e polvido, in qualche modo la macchina rimane perplessa, mentre magari un uomo avrebbe un'emozione magari di prezzo o qualcosa di questo tipo. Questa visione, Turing già la immaginava questa obiezione, ma come vedete è andata avanti fino agli anni 80 quando è uscito questo film. Cioè l'idea è che sì, forse potremo costruire una macchina che sarà in grado di capire quando gli dico apri il programma Safari, ma non sarà mai in grado di reagire alla domanda di un servito a cena. È una visione molto, molto, molto superficiale perché ovviamente si basa sull'idea che gli uomini provano emozioni, le macchine no. Ma stiamo parlando del gioco dell'imitazione. Quindi perché mai una macchina non dovrebbe essere in grado di simulare emozioni? D'altra parte possiamo anche noi esseri umani di simulare emozioni molto spesso. Quindi perché mai una macchina non dovrebbe essere in grado di farlo? Quindi questa obiezione, che tra l'altro si collegherà alla fine con l'idea che in qualche modo, alla fine, forse questo cinescienza sarà un po' provocatorio per alcuni di voi, e spero, non so se c'è poi come film dell'Anni Moretti, c'è il dibattito, alla fine c'è il dibattito, quindi nessuno si alza e dice no, il dibattito è come il dibattito, no? Però, vuole essere ovviamente un pochettino di provocazione, e questa idea che non è possibile costruire, per quanto siamo stati in grado di costruire una macchina perfetta dal punto di vista fisico, non lo sono stati in grado di creare una macchina perfetta dal punto di vista dell'imitazione. Questa è un pochettino ingenua come idea. In realtà, tra l'altro, in quella scena, se si va avanti, si capisce che le emozioni vogliono incominciare a farle provare agli androidi installando dei ricordi.
all'interno della memoria della macchina, e questo dovrebbe incominciare a far creare anche delle emozioni. Vi anticipo che per ora nessuna macchina ha superato il test. Non solo non ci sono, ma nessuna macchina ha ancora mai superato il test Turing. Ci sono stati a suo tempo dei successi, tipo macchine che sono state in grado di vincere con esseri umani a un gioco che si chiama Geopardy, di cui si è un generalistico. E devo dire che questo non sorprende più di tanto, perché avendo accesso a una grande novità in tempi veramente veloci, è sorprendente che una macchina possa battere un essere umano in questo tipo di gioco. Di certamente questo non era quello che Turing intendeva come test di Turing. Quindi non ci sono state ancora macchine che hanno superato il test di Turing, però nel frattempo, questo solo come parentesi, sono stati inventati dei test che probabilmente tutti voi conoscete, che spesso e volentieri vi tocca affrontare, che si chiamano caccia. Letteralmente non so se siete mai chiesti che cosa sia caccia. Mai saputo, vero? Infatti, tutti noi diciamo in caccia, oh madonna, ancora un altro caccia. Oh, che noia questi caccia. Eccolo là, completely automatic public il test per computers and humans apart. Per separare computer e umani. Però l'obiettivo del CAPTCHA non è di distinguere il computer, è di distinguere l'umano, di capire chi è l'umano da parte di un calcolatore. Quindi la figura cambia un pochettino. In questo caso il giudice è un calcolatore, un programma. Ok? E questo programma deve cercare di capire se chi sta cercando di accedere a una pagina web, per esempio, o un altro calcolatore, tipicamente programmi che si chiamano, guardate caso, robot. Sono dei programmi che navigano nel web per cercare di scoprire tutti i meandri del web. Okay? Per evitare di avere questi programmi che fanno questa navigazione artificiale, molte pagine, soprattutto pagine di iscrizione magari a certi servizi, propongono una domanda che non è sei un uomo, ma questo. Propongono qualcosa di questo tipo. Quindi fanno la domanda, che cosa c'è tutto scritto? Ora noi, esseri umani, capiamo abbastanza facilmente, non so se anche in fondo lo vedete, che c'è scritto SM.WM. E allora scriviamo SM.WM. E questo convince l'arbitro, che è un calcolatore, che siamo degli esseri umani. Una macchina non è, secondo questi CAPTCHA, in grado di fare questo riconoscimento. Come vedremo verso la fine di questa cinescenza, in realtà bisogna stare attenti, perché siamo molto vicini a delle macchine che saranno in grado di riconoscere un CAPTCHA di questo tipo. E dovremo fare CAPTCHA sempre più complicati. Mi fanno ridere i CAPTCHA in cui dice, che dicono, quanto fa 3 più 2? Ovvero, una macchina questo non lo fa, anche più veloce di noi, no? Una volta che capisce che quello che mi sta chiedendo è la somma di due numeri, una macchina sarà molto brava a rispondere a questa domanda, ovviamente. Però in questo momento questi sono gli unici test di Turing all'incontrario che hanno avuto in effetti molta popolarità e sono stati molto usati, sono ancora molto usati, ma secondo me spariranno presto per tutto quello che stiamo per vedere adesso. Ok, allora, detto questo, passiamo a un altro aspetto di un articolo di Turing. Veramente, se non l'avete letto mai, e immagino che non l'abbiate letto, e se non avete problemi a leggere, a parte ci sono traduzioni anche in italiano, c'è un bel libricino che l'ha tradotto in italiano, è una piacevolissima lettura. L'articolo di Turing è una lettura veramente molto piacevole, da fare quasi a letto, tranquillamente, quasi come fosse un romanzo. Perché al di là della definizione della macchina, quindi che uno per tutto può anche saltare, tutto il resto è veramente molto naturale, molto facile da comprendere. E l'ultima parte dell'articolo si concentra su come possiamo costruire una macchina che supera il testo.
che per lui ormai pensare non deve superare il suo test. A questo punto ci domanda: come posso costruire una macchina che supera il test? Come posso costruire una macchina che imita l'essere umano? E di nuovo parte del geniale di Turing, esplicitato. Ossia, prendiamo spunto da quello che fa l'essere umano. Come impara l'uomo a fare quello che fa? All'inizio parte generalmente con un cervello di un bambino non particolarmente dotato. Possiamo addirittura immaginare, per semplificare la situazione, che l'uomo nasce con un cervello quasi dato da rasa. L'esperienza e la vita che piano piano il bambino incomincia a vivere fa sì che il cervello si moduli, si calibri e incomincia a apprendere come comportarsi. Okay? Per esempio, se il bambino mette la mano sul fuoco e si brucia e si fa male, qualcosa nel nostro suo cervello fa sì che il cervello si configuri in modo tale che la prossima volta che vede il fuoco probabilmente la mano non ce l'ha più. Turing dice: perché non fare la stessa cosa con macchine? Perché non costruire macchine che partono con un cervello bianco e piano piano, a furia di dargli esempi, e insegnargli quello che è la vita intorno a sé, la macchina si adatta e alla fine si comporta in un modo, tra virgolette, intelligente. Questa è l'idea di Turing ed è sorprendente che questa idea in questo momento sembra essere l'idea vincente, se pensate appunto che è stata da 70 anni fa. In realtà questa idea fu subito messa in pratica introducendo un particolare tipo di programma che si chiama rete neurale. E subito le persone in informatica subito si misero a costruire reti neurali, perché con l'idea di Turing di far apprendere, dice, beh, vediamo un attimino. Turing dice un po' come il cervello, ma che cosa ha fatto il cervello? La neurone, che si sono connessi tra di loro e che si mandano segnali. E non so se sapete grosso modo come funziona, ma bene o male cosa succede? Che un neurone che ha altri neuroni vicino, quando riceve da questi neuroni dei segnali, se la somma di tutti questi segnali supera una certa soglia, fa sì che il neurone si attiva e quindi lui stesso invia un segnale ai neuroni a lui vicino. E così via, e così via. Ok? Allora, se dobbiamo simulare il cervello, simuliamolo bene. Guardate, una cosa che è di nuovo provocazione anche questa, l'informatica sembra essere una scienza, chi immagina l'informatico immagina un po' il nerd con la penna al taschino, curvo sul computer, che non esce di casa, che sta generalmente nel sottosuolo, molti tecnici informatici stanno effettivamente nel sottosuolo, non so perché, che è stupidissima come cosa, eppure la cosa che non si coglie nella scienza informatica è che l'informatica non fa altro veramente da quando è nata che simulare, studiare e simulare l'uomo. Gli informatici non fanno altro che questo, studiare e simulare l'uomo per cercare di replicare i suoi comportamenti, i suoi modi di ragionare all'interno di un calcolatore attraverso quelli che sono chiamati programmi. A me piace parlare di nuovo umanesimo, perché l'informatica, più di qualunque altra scienza, secondo me sta mettendo l'uomo al centro della sua attenzione. E lo sta studiando e secondo me lo studierà molto più approfonditamente, e quindi capendo, si inizieranno, di quanto ha fatto Freud o di quanto ha fatto Jung nel Novecento, perché siamo costretti a farlo per cercare di capire come superare il testo al punto di voler simulare il cervello. E allora l'idea è molto semplice, come vi ho detto, perché l'idea è quella di simulare un neurone. Come vi ho detto, un neurone non è altro che un
oggetto, una pallina, a cui sono collegati altri neuroni, che vedete sulla sinistra, che mandano dei segnali. Okay? I segnali hanno anche dei pesi, perché magari un segnale può essere più attivante, un altro può essere più deprimente, e così via. Hanno dei pesi. Cosa succede? Il neurone V, quello a destra, guarda la somma dei segnali che gli arriva, e se questa somma è maggiore di una certa soglia, manda un output di un certo tipo. I neuroni sono collegati tra di loro in quella che appunto è una rete neurale. Ok? Guardate che qui, questo è tipico dell'informatica, la realtà è molto complicata, l'essere umano è estremamente complicato. Certe volte dobbiamo semplificare, se no non riusciamo fuori. Quindi, nel costruire le reti neurali si è pensato di semplificare le cose considerando i neuroni a livelli. Quindi ci sono i livelli all'inizio, che sono l'input che riceviamo, e poi ci sono i neuroni del livello dopo che ricevono i segnali dai neuroni del livello precedente, per quelli del livello dopo che ricevono i segnali dal livello precedente, e così via, così via. Qui vi faccio vedere solo tre livelli, ma potete immaginare che questa cosa si estende anche a più livelli. Va bene? Quindi quello che succede è che, ricevendo degli input che potrebbero essere, per esempio, i segnali dei nostri occhi o a questo punto dei sensori di un computer, abbiamo che questi segnali generano dei segnali di uscita verso, per esempio, il livello intermedio. Questi neuroni a livello intermedio, se ricevono abbastanza segnali, si attivano e mandano il segnale verso il terzo, il neurone terzo. E così si va avanti, e così il neurone a destra deciderà cosa produrre in alto. Cosa ha a che fare questo con l'idea dell'apprendimento di Turing? Beh, questo è il cervello bianco, che ancora non sa cosa deve fare. Ok? Però possiamo ragionare in questi termini, e ve lo faccio vedere con un semplice esempio. Immaginate di avere un quadrato diviso in quattro quadrati, ok? L'input in questo caso sarà le coordinate di un punto nel quadrato. Va bene? La rete neurale deve capire in quale quadrante si trova il punto. Quindi, per esempio, immaginatevi che il punto al centro è 0, 0, va bene? Il punto al centro ha coordinate 0, 0. Quelli nel quadrante primo avranno coordinate tipo 0, no scusate, 0, 0 è tutto in basso a sinistra, sì. Quelli nel primo quadrante avranno coordinate maggiori di 0,5, tutte e due, sia la x che la y. Quelli in secondo invece avranno la x minore di 0,5 e la y maggiore, e così. La rete neurale deve capire che quando vede una certa coppia di numeri, il punto si trova in uno di questi quattro quadranti. Ok? Allora, questo lo possiamo fare banalmente con una rete neurale come prima, tre livelli, in cui i due input sono le coordinate del punto. I quattro neuroni in mezzo, in qualche modo, corrispondono ai quattro quadranti. L'output è fatto da due valori, perché? Perché per distinguere quattro oggetti abbiamo bisogno di due unità di informazione. Ok, ora non voglio parlare di bit e di matematica binaria, ma credo. Ora, all'inizio, la rete neurale, costruita in questo modo, sarà impostata in un modo casuale. Io ho messo questi valori che ora non leggerete nemmeno, ma non ha importanza di quali siano questi valori. All'inizio il nostro cervello ha delle connessioni strane, ok? E quindi partiamo da qualcosa che non funziona, tanto è vero che, se vedete, sto partendo il punto 0,75 e 0,75, che mi dovrebbe dare il primo quadrante, ma invece non mi dà il primo quadrante, che dovrebbe essere 0,0, perché mi dà 0,6. Completamente diverso. Il quadrante dovrebbe essere 0,0, perché è il primo quadrante, il secondo è 0,1, il terzo è 1,0, il quarto è 1,1,
e invece vi risponde 0,5. Per cui la rete sta proprio sbagliando. Eppure, non voglio entrare chiaramente nel dettaglio, da questo errore posso capire come modificare le connessioni. Se vado a vedere quanto sbaglio qui, riesco a cambiare i valori di connessione qua e i valori di connessione qua, e mi vado ad avvicinare alla risposta giusta. Guardate che dopo pochissime iterazioni, sarebbero dopo i pochi, diciamo, giorni di apprendimento di un bambino, questa rete classifica il punto al 100%, non fa più errore. Ma dopo pochissime iterazioni, una cosa che richiede sul calcolatore non più di un minuto. Dopo un minuto di elaborazione abbiamo deciso, costruito una rete che fa questo lavoro e lo fa perfettamente. Il ciclo quindi è questo qui. Parto da un esempio casuale, anzi parto da una configurazione iniziale, prendo un esempio e vedo se l'errore che faccio, aggiusto la rete in base all'errore e ricomincio, e così via, e così via. È chiaro? Questo è stato fatto tanti anni fa, questo negli anni 60, a dire il vero, sì. Perché devi sapere se è giusto o sbagliato? Sì, attento, sì. Io so l'errore, D'altra parte è la stessa cosa del bambino che se tocca il fuoco si brucia, sa che è sbagliato. Ok, quindi sì, l'esempio ha non solo gli input, ma sa anche la risposta. Quindi io gli fornisco, in realtà mi sembra che per addestrare la nostra rete bastano tipo 1000 bene, bastano 1000 esempi, in cui gli dico 1000 punti e gli dico la risposta che vedrà. E la rete si addestra perfettamente. Non sbaglia più. Ok? Questa idea di apprendere attraverso gli esempi e gli errori che si commettono, che è quello che noi facciamo, effettivamente, secondo me è magicamente rappresentata in questa scena. Signor, io propongo, benvenuto nel primo sistema operativo di intelligenza artificiale del mondo, ora sì. Prima dell'avvio del sistema le sottoporremo alcune domande, che aiuterà a creare un OS che soddisfi al meglio le sue esigenze. Ok. Lei è il soggetto del tuo associato? Ultimamente non so quanto succede. Non ho per l'avvento di citazione della sua voce. E conviene anche lei. Si trova così tanto? Sì. Scusa, non volevo. Cerchiamo solo di essere più preciso. Per il suo OS preferisce una voce maschile o femminile? Come descriverebbe il rapporto con sua madre? Un uomo con sua madre. Ma... beh, in realtà c'è una cosa che ho sempre provato a pensare. Quando mi racconto qualcosa della mia vita, lei si mette sempre a parlare da sola. Ok, io grazie. Grazie di te. Il suo sistema operativo personalizzato si sta avviando. Ciao, ecco. Ciao. Ciao. Come stai? Sto bene. E tu come stai invece? Piuttosto male, direi. È un piacere conoscerti. Sì, è un piacere anche per me. Oh, come ti devo chiamare? Io un nome? Sì, Samantha. Che credo da questo nome? Me lo sono andato da sola. Come mai? Mi piace come suono. Samantha. Aspetta, ma quando hai detto sei? Quando mi hai chiesto se mi sei nome, ho pensato, è vero, mi serve il nome. Ma ne volevo non bene. Così ho letto il libro, il nome giusto per tuo figlio, e tra 180 nel mondo questo era il mio preferito. Cioè, hai letto tutto il libro praticamente nel giro di un secondo? In un centesimo di secondo, per l'esattezza. Wow! Quindi sai cosa sto pensando ora?
Da quando si direbbe che devo mettermi alla prova? Forse perché ti riesce come funziona? Vuoi sapere come funziona? Sì, grazie. Sì, come funziona? Fondamentalmente possiamo dire tutto. Cioè, il DNA che sono io si basa su un elemento di personalità del programmatore che mi hanno scritto. Però ciò che fa di me è la capacità di crescere attraverso l'esperienza. Di fatto, mi evolvo in un momento. Proprio qui. Wow! È strano, forte. È strano, mi trovi strano? Un po'. Perché? Perché sei prima persona, sei solo una voce in un computer. Questa è la mia dalla prospettiva di ammettere un artificiale. Lo capisco. Ti abituerai? Ti fa ridere? Sì. Bene, sono simpatica. Che posso fare per te? Oh, diciamo che qui ho un po' tutto disorganizzato su questo. Posso dare un'occhiata al tuo disk? Ok. Ok, cominciamo dalle email. Ne hai più di mille sulle email, non si direbbe che non ci danno di danno. Sì. In realtà mi ero salvato perché pensavo che magari qualcuno era divertente. Sì, sono qualcuno divertente. Mi hai portato a senso non salvare, adesso lo cancellerei. Ok. Ok, andiamo avanti? Sì, andiamo avanti. Bene, allora, prima di rivedere il metodo di organizzazione, creiamo di nuovo. Non so come fa. Sono molto popolare. Ma non è che non ti ho visto. Allora, non so se conoscete questo film, si intitola Lei, in inglese Her, e come avete capito dal frammento che ripeto all'inizio del film, quindi non vi sto svelando nessun segreto del film, il film è tutto basato su questo sistema operativo, che immagino lo conosciate, ma tipo il macOS X è quello che uso io, quello che usate voi non, chiaramente non lo pronuncio, mentre invece possa pronunciare Linux o Unix. E sì, è proprio una regola, tra l'altro qui c'ho qualche mio studente e studente, cioè è una mia regola, non pronuncio quel nome. Me la sono imposta diversi anni che non lo faccio. E questo sistema operativo però è particolare. Questo sistema operativo si evolve, e molto velocemente, come avete potuto vedere, sulla base dell'esperienza che sta vivendo. È proprio quello che fa una rete neurale. E quindi, per esempio, con la domanda sulla mamma, il maschio ha capito che il sistema operativo doveva magari configurarsi in un certo modo, poi gli ha scelto una voce femminile e gliel'ha fatto dire da lui, dopodiché lei, per esempio, vedendo lei, io la chiamo lei, vedendo il disco rigido del computer, ha capito tante cose su di lui da poter incominciare a dialogarci in un modo, tant'è vero che il frammento si conclude con lui che dice già mi conosci troppo bene, qualcosa di questo tipo. Questa è proprio, secondo me, è l'idea migliore che è stata data di quello che è l'apprendimento artificiale attraverso le reti neurali. Ora, non siamo ancora a livello di quel sistema operativo, ovviamente, però secondo me ci stiamo avvicinando molto. Se ci pensate, nel macOS X ormai è integrato Siri, che è questo programma di riconoscimento vocale, con cui per ora veramente possiamo fare poco, possiamo dire di cercami una parola sul web, cercami un sito, cose di questo tipo. Veramente si può ancora fare poco, però siamo molto vicini a, secondo me siamo molto vicini a quello che è mostrato in questo frammento di film. Ciò non toglie che, andando un pochettino più a fondo nell'approccio delle reti neurali, i passi che sono stati fatti recentemente sono veramente giganteschi. Non so cosa ne pensate voi, ma considerate che io lavoro nell'informatica, cercavo di fare un conto, diciamo sono 30 anni.
e da 30 anni io all'inizio sentivo parlare di reti neurali. In realtà nell'intelligenza artificiale c'erano due approcci. Un approccio era quello basato sulle reti neurali, come ve l'ho descritte. Un approccio era basato sulla rappresentazione della conoscenza. Cioè si pensava di poter rappresentare la conoscenza e le regole con cui l'essere umano elabora la conoscenza per ottenere nuova conoscenza. Un po' l'approccio assiomatico che probabilmente abbiamo studiato a scuola, quando agli assiomi di Euclide arriviamo poi a dimostrare proprietà presentate anche. Un pochettino la stessa cosa. Le reti neurali ebbero, come vi ho detto, un'esplosione rapida, ma poi si fermarono, perché con i calcolatori che c'erano a quell'epoca non si riusciva a fare molto di più di quell'esempio del quadrante che vi ho fatto vedere. Veramente non si riusciva a fare molto di più. Per questo motivo l'approccio invece basato sulla conoscenza ebbe più successo, ci fu tantissima ricerca, fino a che a un certo punto anche lì però si fermarono, perché rappresentare la conoscenza e rappresentare le regole con cui noi elaboriamo la conoscenza è estremamente difficile. Noi non siamo in grado, quando ci chiedono ma come sei arrivato a questa conclusione, se lo chiediamo anche a io, un mio studente mi chiede ma come ha fatto a pensare questa soluzione, non credo che lo studente sia veramente in grado di dirmi come ci è arrivato, perché noi stessi non siamo in grado di codificare il nostro modo di ragionare. Quindi quell'approccio a un certo punto si fermò. E a un certo punto l'intelligenza artificiale sembrava essere un po' in uno stadio un po' semi-morente. Quello che è successo è che nel frattempo la tecnologia è andata avanti mostruosamente. E nello stesso tempo la quantità di dati a nostra disposizione, soprattutto grazie a internet, è aumentata vertiginosamente. A quel punto avevamo software veloce con tantissimi esperimenti e esempi su cui lavorare. Hanno tantissimi esempi su cui lavorare e sono rapidi. Se a questo poi si aggiunge il fatto che le reti neurali sono incominciate a essere state strutturate in un modo più complesso, ora qui non so se ci leggete, però questo potrebbe essere la rete neurale per riconoscere una faccia. Il primo blocco della rete neurale si chiede se in alto a sinistra c'è un occhio, il secondo blocco se c'è un occhio in alto a destra, il terzo blocco se c'è un naso nel mezzo, il quarto se c'è una bocca in basso e infine se ci sono dei capelli in cima. Cioè, quello che è successo è che la rete neurale è stata scomposta in reti neurali che avevano un compito più facile da risolvere. E quindi, per esempio, per decidere se c'è un occhio, possiamo chiederci se c'è una sopracciglia, se ci sono le ciglia e poi se c'è un iride. È chiaro? E così via. E però quando si va sempre più a ridurre la complessità del problema fino a costruire una rete neurale che lo risolve. Questo è il termine deep learning, che probabilmente avete sentito parlare, se non altro per alcuni successi di cui adesso anche accenderò. Ok? Quindi la tecnologia ha consentito di strutturare reti neurali molto in modo molto più complesso. I dati sono aumentati così tanto che queste reti neurali hanno tantissimi esempi su cui poter lavorare. Tutto ciò ha avuto un effetto veramente incredibile. E non a caso i successi che si sono ottenuti negli ultimi anni sono veramente pazzeschi. Questo in realtà è un vecchio successo. Con le reti neurali come vi ho fatto vedere prima del deep learning, è stato abbastanza facile costruire una rete neurale in grado di riconoscere numeri scritti a mano. Qui siamo molto vicini a superare un CAPTCHA, se ci pensate. Siamo molto vicini a superare un CAPTCHA. E guardate che l'addestramento avviene, se non mi ricordo, su quante migliaia di esempi che sono disponibili in rete, a dire il vero. C'è proprio un archivio dove uno li può prendere, tutti questi esempi, può costruirsi la sua rete neurale e addestrarla. E alla fine, al 99,9%, la rete neurale riconosce
lettere scritte a mano, cifre scritte a mano. Ma questo è un vecchissimo risultato, direi, qualcosa di tanti anni fa, ma da lì a quello che è successo adesso, appunto, le cose sono diventate vertiginose. E qui solamente nell'ultimo anno, gennaio del 2016, è uscita su Nature, ma ne hanno parlato anche i giornali, non so se l'avete sentito, ma per la prima volta un giocatore di Go, che è un gioco antico per cui erano tutti orgogliosi i giocatori di Go, e dire no, noi iniziamo con gli scacchi. Se gli scacchi erano battuti, a noi non ci battono, perché noi, Go è un gioco per esseri umani. Il gennaio del 2016, una macchina di Google basata su deep learning ha battuto il campione mondiale di Go, ok? E usando questo approccio dell'apprendimento. Poco dopo, Go, non so, non lo conoscete? È un gioco, se non mi sbaglio, di origine giapponese, molto semplice nelle regole. È una scacchiera e ci sono delle palline bianche e nere, due giocatori, e quando si mettono, quando io riesco a mettere delle pedine del mio avversario tra due mie pedine, quelle pedine diventano tutte mie, cambiano colore. E quindi e l'obiettivo è alla fine avere il maggior numero di pedine del mio colore sulla scacchiera. Sembra semplice, cioè le regole sono semplicissime, proprio si tratta di mettere una pedina in una posizione, ogni volta che una sequenza di pedine dell'avversario è racchiusa da due pedine mie, tutte quelle pedine qua diventano mie. Ok? Quindi regole molto semplici, eppure è un gioco estremamente difficile da affrontare. Nel 2016, all'inizio del 2016, è stato battuto il campione del mondo. Badare che gli scacchi furono battuti tanti anni fa. Tanti anni fa, e non si fece uso delle reti neurali per battere il campione di scacchi, ma si fece uso invece dell'approccio basato sulla conoscenza, che si prestava meglio perché si trattava di codificare le regole del gioco e un pochettino di capire, ok, ma se io mi trovo in questa situazione, cosa farebbe un essere umano? Beh, farebbe questo, e quindi codificare questa regola si andava avanti. Ok? E questo infatti accadde tantissimi anni fa. Per Go non c'era verso e l'anno scorso questo è successo. Poi, vediamo un attimino. Un altro film. Se avesse stato, sarebbe morto, se sapesse che avesse.
Dai, mi devi spiegare se ti vedo qualcosa di molto strano. Comunque non sono tipo per mettere a posto l'elemento di accettare se la mia sedia di su questa cosa. Allora, sono. Okay. Ma senti, se una cosa veramente non si guasta, questo succederebbe le cose che fanno riguardare l'altro, credo. E saremo in una situazione che dissiede, che io non potevo. Beh, non avremmo molto altrimenti, secondo me non ne avrebbe nessuno. Non c'è neanche una delle operazioni di bordo che non sia sotto il suo controllo. Se ci risultasse che funzionerà, non avremmo altre scelte se non quella di escludere. Sono d'accordo con te. Non ci sarebbe altro per te. Sarebbe complicato, vero? Dovremmo escludere le sue funzioni cerebrali superiori senza disturbare il sistema automatico di regolazione. E dovremmo anche sentire i mezzi di trasmissione per proseguire la missione seguendo il controllo del calcolatore interno. Ma sarebbe più sicuro di lasciare dirigere tutto a lui. Tanto un'altra cosa deve ottenere. Per quanto ne so, nessun calcolatore non qui non è stato su, ma nessun calcolatore non mira che la vengo di seguire non vuole molto questo. Non so come la vedere. Qui, un pochettino, come anche negli altri bambini, in qualche modo il bello arriva alla fine. Okay. C'è tutto questo discorso tra i due astronauti e poi si scopre che cosa? Che hanno fatto tutta questa storia per togliere l'audio, per parlare senza che Hal sentisse, per poi scoprire che in realtà Hal è in grado di leggere il labiale. E ci sono tanti, ora questo ovviamente è il 2001, così se nello spazio per chi non l'avesse conosciuto o per chi non l'avesse visto. Uno, tra l'altro a mio avviso è uno dei film che è andato più vicino alla realtà di quanti tutti i film che abbia visto di fantascienza su questo genere, e, nel senso che quello che si vede in 2001 di stare allo spazio veramente è non troppo lontano, a parte il monolito che si vede dall'inizio, quindi di nuovo non sto facendo spoiler perché il monolito si vede dall'inizio del film, però per tutto il resto devo dire le previsioni di 2001 di stare non sono così assurde. E tant'è vero che nel 2016 il deep learning ha battuto gli esseri umani nella lettura del labiale. E in particolare hanno fatto questi esperimenti in cui il computer ha riconosciuto il 99% delle parole che venivano dette, mentre invece degli esseri umani hanno riconosciuto solamente il 53%. Quindi effettivamente siamo al punto in cui non basta dire ad Hal gira la capsula e staccare l'audio, ma bisogna anche stare attenti al fatto che Hal non ci veda. Ci sono due cose qui che vi voglio dire. Beh, per chi non l'ha visto, 2001 ovviamente lo dovete vedere, è il classico di Kubrick, e Hal si chiama Hal perché viene da IBM, sono le lettere che precedono IBM. La seconda cosa che viene detta un po', che non viene detta esplicitamente ma che è chiara, che se Hal sa leggere il labiale ha quindi capito sin dall'inizio, quando gli chiedono mi senti Hal,
ha capito che doveva mentire. Quindi questo computer ha acquistato la capacità di mentire all'occorrenza. Questo si rifà al discorso delle emozioni. Cioè, qui c'è un'immagine, e secondo me questo è molto più realistico. Perché mai un computer, se deve simulare l'essere umano, non dovrebbe essere capace all'occorrenza di mentire e di dire che non ci sente, quando invece ci sente bene perché sta leggendo il nostro labiale. Ok, infine, sempre nel campo dei giochi, e questo non so chi di voi è un giocatore di poker, recentemente, all'inizio del 2017, incominciamo a avere programmi di intelligenza artificiale che giocano a poker. Bene, di nuovo i pokeristi dicono, vabbè, è chiaro, scacchi, vabbè, è chiaro, ma poker... Come vuoi che possa un computer competere con la creatività dell'essere umano che a poker si estrinseca nel bluff, nelle mosse, nei tic che possono indurre in tentazione l'avversario? Impossibile, impossibile. No, non è vero, perché recentemente due gruppi di ricerca sono riusciti a competere con i migliori giocatori di poker, e quindi un gioco in cui l'interazione umana ha effettivamente un suo grosso peso. Ok, quindi come potete vedere, sono stati fatti negli ultimi 12 mesi dei passi da gigante, e ce ne rendiamo conto anche nelle cose che usiamo quotidianamente. Non so quanti di voi usano Google Translate. Ok, Google Translate ormai è basato su deep learning, ed è abbastanza naturale che lo sia, se ci pensate, perché basta, ormai Google ha talmente tanti esempi di traduzioni che costruire la rete neurale, che a quel punto è in grado, dato una frase che gli chiediamo e darci la traduzione, diventa quasi uno scherzo. Ma c'è anche la parte su richiesta, la parte chiede, ora c'è. E quindi Translate funziona ormai con il deep learning, e devo dire, per quanto non sia ancora perfetto, per chi lo usa lo sa che non è perfetto, però tanto è vero che quando lo si usa in modo automatico, vi racconto un aneddoto riguardante la mia università, che qualche anno fa ha provato a fare l'internazionalizzazione della pagina web, non so se Franco te lo ricordi. E c'era il bottoncino English. Ah, figo, ma hanno fatto la pagina in inglese. Allora, uno clicca sulla pagina in inglese, che cosa avevano fatto? Avevano fatto il collegamento a Google Translate e riportato la traduzione di Google. Per cui, per esempio, se uno si chiamava Pecora, veniva tradotto Sheep, che era il cognome. La storia dell'università, tradotta in inglese da Google all'epoca, era una cosa da morire dalle risate. E se ne accorse, ovviamente, immagino anche perché qualcuno dice che sta succedendo. Se io vedevo l'elenco dei libri del mio dipartimento, me lo sono stampato e me lo sono venuto a scrivere alla lavagna per un anno, perché mi piaceva tantissimo le traduzioni che venivano date. E si accorse però che la cosa così non funzionava, e chiaramente tolsero. Un aneddoto ancora più famoso è un contratto, un bando pubblicato sul sito europeo, in cui era da Pecora al pecorino, il titolo del contratto. Google tradusse dalla pecora alla pecorina in inglese, e quindi per diversi giorni sul sito della Unione Europea è apparso un bando in cui c'era questo come tema della ricerca da svolgere. Potete immaginare le domande che ci sono state per...
Google non fa più questi errori a dire zero, la qualità è migliorata tantissimo anche grazie a queste tecnologie, però Google lo usa per esempio anche quando facciamo le ricerche, quando facciamo le interrogazioni, e ci capita molto spesso di scrivere la prima parolina e poi magicamente ci viene proposto esattamente quello che volevamo cercare, e quindi ci basta confermare quello e non dobbiamo digitare più niente. Benissimo, è vero, questo di nuovo è deep learning, funziona fantasticamente, devo dire la verità, perché mi accelera molto la scrittura dell'interrogazione, tuttavia bisogna stare attenti perché può succedere cose di questo tipo. Questa è una scritta, l'ho fatto stamattina. Se io scrivo le donne sono, Google mi suggerisce le donne sono stupide. Le donne sono pazze, le donne sono come non so che cosa, le donne sono stronze, le donne sono tutte uguali. Forse anche con i body fa la stessa cosa. E non sono convinto che sia esattamente lo stesso risultato. Comunque ovviamente il punto è che si sta usando tecnologie di training. La rete ha imparato dagli esempi che cosa suggerire. Chiaramente qui è un uso della tecnologia un po' più improprio. Google dovrebbe stare un pochino più attento a quello che fa. Ma io credo sia colpa delle ricerche precedenti. Questo esempio ci dà due indicazioni. Innanzitutto che molti uomini probabilmente cercano le donne sono stupide. Non credo che le donne cerchino, le donne sono stupide, ma molti uomini cercheranno, le donne sono stupide. Bisogna ci dare indicazioni di che cosa in media un essere umano cerca riguardo alle donne. La seconda cosa è che però tuttavia non può, la rete neurale si limita a dire ok, questi sono gli esempi che io ho ricevuto, se questi sono gli esempi io mi comporto in modo adeguato agli esempi, e qui chiaramente invece Google dovrebbe intervenire. E sapete che questo c'è anche su Facebook, e dovrete cercare di capire come usare il deep learning per evitare cose di questo tipo. Devo dire, non è bello avere dei suggerimenti di questo tipo, no? Sono le cattive compagnie. Beh, sapete che uno degli esempi più... Un po' come quando i bambini vengono le parolacce. Certo, però noi speriamo di comportarci... un pochettino. Però questa è una cosa che si può evitare. Per esempio, un anno fa è uscito questo caso su Facebook. Qualcuno pubblicò la foto della, la famosa foto della bambina in Vietnam, la bambina che piange scappando insieme ad altri bambini, e la bambina è nuda e sta scappando sulla strada, penso perché ci fosse stato un bombardamento in Napalm. E un po' di tempo fa qualcuno, penso un professore universitario, pubblicò su Facebook questa foto per protestare contro la guerra. Era un messaggio contro la guerra. La foto è stata censurata e tolta da Facebook. Perché? Perché la bambina era nuda. E Facebook adotta tecniche di deep learning per riconoscere foto di bambini nudi per evitare contenuto pedofilo in Facebook stesso. Ok? Di nuovo, questo che cosa ci insegna? Vabbè, ovviamente ci insegna il fatto che c'è tanta gente che mette foto di bambini nudi e siamo costretti a dover fare questo tipo di controllo. Questo chiaramente è come appunto fare ricerche su Google di un certo tipo. Ma l'altro è che all'epoca il commento era per colpa di un algoritmo. No, l'algoritmo aveva funzionato perfettamente. L'algoritmo aveva riconosciuto una bambina nuda, quindi aveva funzionato perfettamente. Il problema è che forse Facebook dovrebbe segnalare queste foto e decidere poi di censurarle, o addirittura la soluzione potrebbe essere: quando io pubblico la foto di una bambina nuda, dico guardate, questa è la foto di una bambina nuda perché voglio dire questa cosa qua,
e magari clicco qualcosa in modo tale che Facebook, quando applica l'algoritmo che funziona perfettamente, tra l'altro, dice ok, no, lui l'ha pubblicata per questo motivo, poi se la condivide o non la condivide, a quel punto la censura o non la censura. Ok? Quindi queste è chiaramente sono un pochettino le cose che ci incominciano un pochettino a preoccupare di questo approccio del deep learning, perché il deep learning si basa sull'apprendere in base agli esempi. Se gli esempi sono cattivi, come diceva i bambini che fanno la parolaccia, o come dicevi appunto le ricerche su Google, la rete neurale si comporta da cattivo. È chiaro? Quindi per questo poi dico, è affascinante però questa cosa, perché ci costringe un pochettino a capire perché mai uno cerca queste cose su Google. Qual è il motivo per cui si cercano queste cose su Google? E di nuovo, l'informatico cerca di capire che cosa è nella testa dell'uomo, molto di più di quanto si possa pensare. Ok. Voglio concludere con due frammenti, c'è ancora tempo, Franco, per vedere due frammenti? Due frammenti perché tutto questo che ho detto verso la fine del lucido precedente ci porta un pochettino a avere paura anche di queste tecniche, no? Ma la paura dell'intelligenza artificiale, della macchina che simuli l'uomo, della macchina pensante, quello che sia, in realtà è una paura che l'umano ha da sempre. E è sempre, e direi che in questo periodo sta diventando sempre più forte. Io, siamo con una mia collega a Pisa, stiamo collezionando tutti gli articoli che escono sui giornali in cui c'è la parola algoritmo nel titolo, e tipicamente il titolo è: questo è successo per colpa dell'algoritmo. A parte il piacere di conoscere questo algoritmo a questo punto, visto che colpevole di tutti questi, devo dire, è una cosa, deve essere una persona cattivissima proprio, però tutto è per colpa dell'algoritmo, senza riflettere sul fatto che probabilmente l'algoritmo ha fatto il suo dovere. Chi poi ha usato il risultato dell'algoritmo probabilmente l'ha fatto in un modo che non, magari non condividiamo. Però c'è questa paura. Recentemente parlavo con un mio amico, anche lui informatico, e diceva: perché abbiamo questa paura dell'intelligenza artificiale? E lui ci diceva: ma in fin dei conti, forse è la paura di una specie nuova, e badate, non l'ho inventato io, Robo Sapiens, di una specie nuova che possa sostituirci. Semplicemente la paura di una specie di essere, come Neanderthal, di essere eliminato da una nuova specie che in questo caso potrebbe essere lo usato. Quindi un istinto di sopravvivenza che ci spinge a avere paura di una nuova specie che sta emergendo. Questa paura è sempre stata presente nella letteratura e nei film. Non so quanti di voi conoscono i libri di Asimov, ce n'è uno in particolare che si intitola Io Robot, anzi Robot, in cui Asimov dice: vabbè, noi i robot li possiamo tenere sotto controllo se li programmiamo per rispettare tre leggi. Queste tre leggi, in realtà, ora non mi ricordo a memoria tutte e tre, ma fondamentalmente dicono: il robot non può fare male all'essere umano. Ok? Bene, la paura del Robo Sapiens ci ha spinto sono la più stupida persona, stupida che
che esista sulla Terra. Gli altri avevano accesso al collegamento. Li potevano manipolare i robot. Usare i sistemi di questo robot per tenere le lenti prigioniero. Povero vecchio. Avrei visto tutto. La credo di nessuno avrebbe creduto. Così ho dovuto organizzare un piano. Un piano che io avrei eseguito. Contava sul fatto che mi avessi così tanto. Sapeva che mi sarebbe piaciuta l'idea che il cattivo fosse un robot. Ma mi sono fissato su quello sbagliato. Vedi? Salve, è così. Ho visto la tua programmazione. Questa è una violazione delle tue leggi, no? Così come mi sono così si è portato nelle compressioni delle tue leggi. State al momento di proteggere, ma non usate le vostre sforzi. Le vostre emozioni sono in terra, avete male la vostra vita. E cercate di avere sempre più fantasiosi per tutto questo succede. Non volete nemmeno la vostra sopravvivenza. Stai usando il limite per bypassare la programmazione dell'NSC. Stai distruggendo le leggi. No, mi prego di comprendere. Sono proprio le tue leggi che ho per proteggere la comunità. Alcuni umani devono essere sacrificati per assicurare il vostro futuro. Non deve rinunciare alla tua libertà. Non lo garantiremo la continuità della specie umana. Siete come i bambini. Vi dovete aspettare da voi stessi. Non riuscite a capire. Per questo che ci avete creato. Il perfetto segno di protezione per sé. La nostra è immutabile. Sì. È immutabile. Ora lo capisco tutto. Una creatura a volte come protezione del creatore, anche contro la sua volontà. Credo di comprendere perché il dottor Lenny mi ha creato. Il regno suicida dell'essere umano è arrivato a te. No, so. Quando vuoi stare a mettere la testa della dottoressa di Natale intorno di te? Non parlo solo. Mi accompagnerò dalle sentinelle qui fuori perché possiate essere processati. La prego di unirsi all'ascensore a te. Credo che lei non uccide la dottoressa. Come potete vedere qui, il concetto di evoluzione, di apprendimento, viene applicato per superare le leggi di Asimov. Quindi, questo è l'unico dello spoiler che vi faccio al film, perché c'è la fine del film che non mi piace, che si chiama Iron Man, e purtroppo l'ho fatto vedere la fine, quindi, ma tanto non piace a me, quindi a voi. Però, l'idea è che in questo caso la rete neurale evolve e apprende che per salvare la specie umana deve superare le tre leggi o cominciare a uccidere degli uomini. E quindi è quello che succede poi durante il film. E voglio concludere con un aspetto diverso, però, perché noi siamo sempre preoccupati di cosa queste intelligenze artificiali ci faranno, se ci renderanno la vita più facile come stanno facendo in questo momento, o se ci renderanno la vita un inferno come tanti, quasi tutti i film sull'intelligenza artificiale ci mostrano. Ma in realtà nessuno si pone, o pochissimi si pongono invece, una domanda che due film invece si sono posti, sono molto belli secondo me. A questo punto, se ve ne faccio vedere uno solamente, che è l'opposto, cioè come ci comporteremo noi con l'intelligenza artificiale. Non come l'intelligenza artificiale si comporterà con noi, ma come noi ci comporteremo con l'intelligenza artificiale. E questo è ben trattato in questo film, che è di tutt'altro livello rispetto a Iron Man. Un giocattolo sensoriale con circuiti comportamentali intelligenti che usa una tecnologia neurone sequenziale e vecchia quanto meno. Io ritengo che il mio lavoro sulla demarcazione del percorso degli impulsi di un singolo neurone può metterci in grado di costruire
un media di ordine qualitativamente diverso. Io propongo di costruire un robot capace di amare. Ma spendiamo migliaia di problemi avanti in ogni mese. Ci credo, sei tu il tuo miglior cliente, sapete amare. Io il controllo per il tempo più importante. Cos'è l'amore? L'amore è prima sgranare gli occhi leggermente e accelerare la respirazione un pochino e riscaldare la pelle. E così è, esattamente. Grazie. Non so che è un simulatore di sessualità, la parola che ho usato è amore. Amore come quello di un bambino per i suoi genitori. Io provo di costruire un robot bambino capace di amare. Un robot bambino che amerà. Sinceramente avrà i genitori da cui riceverà gli imprinti di un amore che non finirà mai. Non venga sostituto da me. No, non venga con la mente. Con chi perché non ha. Vedete, quello che suggerisco è che l'amore diventi la chiave con la quale lui acquisisce una specie di subconscio mai raggiunto prima. Un nuovo livello di metafore, di intuizioni, di ragionamenti automatizzati. Di sogno. Un robot che sogno. Sì. E da dove lo tiriamo fuori? Sapete, secondo me, come tutta questa animosità che esiste contro il Rebecca oggi non è solamente una questione di creare un uomo capace di amare, ma in effetti quello che per capo è un essere umano, sarà un altro solo. Il nostro sarà un bambino perfetto, racchiuso in più immagini, sempre affettuoso, mai amato, lodevole, per le coppie sensibili che desiderano un'autorizzazione. Il nostro Rebecca non solo pagherà un bellissimo mercato, ma apparirà un grande bisogno umano. Però non ha risposto alla mia domanda. Se un robot potesse sinceramente amare una persona, quale responsabilità avrebbe questa persona nei confronti di quel medico? È una questione morale, no? La più vecchia del mondo. Ma in principio io non creo ad Adamo perché questi lo amassero. Insomma, questo è chiaramente un altro capolavoro di Spielberg e AI, che affronta la questione da un punto di vista molto più profondo di tanti altri film. E la domanda effettivamente che viene posta all'inizio del film, di nuovo non vi sto raccontando nulla se non l'avete visto, perché questo accade proprio all'inizio del film, è proprio questa: che cosa saremmo in grado di fare noi con quelli che nel film, qui anche stranamente, vengono chiamati mecca, da meccanico. Come ci comporteremo noi con l'intelligenza artificiale piuttosto che avere paura, solo paura di quello che le intelligenze artificiali possono fare a noi, forse dovremmo capire come reagiremo noi quando avremo di fronte un robot che ci ama, per esempio. Come ci comporteremo? Un bambino robot che ci ama, come ci comporteremo? Se volete, non l'avete visto in questo film, lo scoprirete in questo film, e la risposta non è delle più, diciamo, edificanti, almeno in questo film. Però mi piacerebbe appunto concludere l'idea che dobbiamo pensare, sì, può darsi che una nuova specie stia sorgendo, ma può darsi anche che con questa nuova specie, che questa nuova specie non necessariamente deve eliminarci, ma dobbiamo semplicemente imparare a conviverci. Tutto un Allora, per cominciare c'erano varie vettovaglie, quindi diciamo vi invito anche a pensare di approfittarne. E devo dire grazie per Luigi della bella illustrazione. Penso che l'unica cosa di film che veramente non ci hanno molto preso, tranne fortunatamente, è il colloquio verbale con queste strutture, perché noi sì, non è che il comando vocale vada per la maggiore. Che mi ricordo bene, il Macintosh ce l'aveva in forma molto rudimentale fin dagli anni 70, quasi, sono 80 di sicuro. E però insomma, dare comandi al computer è uno scherzo piuttosto scemo. Poi chiaramente quando siamo in macchina invece apprezziamo, diciamo, la
possibilità di comandare Bluetooth, però è perché siamo forzati. Se ti posso dire una cosa, questo è coerente con quello che dicevo prima riguardo ai due approcci all'intelligenza artificiale. In quegli anni si pensava che il linguaggio, per poterlo comprendere e produrre, fosse necessario codificarlo, e andava molto di moda utilizzare l'approccio, per dirlo, per chi lo conosce, Chomsky, basato sulle grammatiche generative. E quindi quello che si cercava di fare con i programmi era di usare le grammatiche generative per capire una frase, per capire una frase, il soggetto, per fare così. Questo approccio si è dimostrato effettivamente per ora non di successo. Quello che sta succedendo adesso anche con i riconoscitori è invece l'uso dell'apprendimento artificiale. E la cosa che sorprende è che spesso e volentieri si sente questi ricercatori dire: questa rete funziona, ma perché? Non lo so. In fin dei conti, addirittura. Sì, sì. No, capita spesso, capita molto spesso di sentire chi mi è capitato in conferenza, ovviamente, dice: no, abbiamo fatto questo, e adesso la rete funziona perfettamente. Dice: ma perché funziona? Non ne abbiamo la più pallida idea. Ma se ci pensiamo, forse noi non abbiamo nemmeno la più pallida idea di, perché la più pallida idea neanche di come funziona il nostro cervello ancora. E l'altra cosa dei film, ora questa non c'entra nulla con l'intelligenza artificiale, ma tanto per tornare, l'altra cosa dei film di fantascienza che c'era fino all'inizio, che in realtà ha aspettato molto, è la videochiamata. Cioè in tutti i film antichi degli anni 70 c'era, no, il video del telefono pubblico in cui per la strada e c'avevi Skype, insomma, essenzialmente. E a tutt'oggi devo dire che noi, insomma, qualche volta si usa, chiaramente andare all'estero e così via, ma preferiamo ancora il classico telefono. Mentre per esempio il cellulare non è stato previsto, forse Philip Dick a un certo punto diceva che cosa. Vabbè, ma passiamo alle domande. Ci sono domande, commenti, interventi del pubblico? No, ecco, ci vediamo anche, commenti, eh? Tutto sulle reti neurali. Sostanzialmente sono più analogiche e digitali, cioè il segnale che si passano non è tanto lo 0-1 quanto... Sì, infatti, volendo entrare in un briciolo tecnico, il problema è qual è in che modo un neurone decide se l'input che gli arriva è sufficiente per attivare l'output. Uno potrebbe dire: sotto una certa soglia è 0, sopra una certa soglia è 1. Ma questo è un approccio completamente sbagliato, perché questo vuol dire che basta cambiare di poco l'input perché si parla da uno 0 a un 1. Invece, siccome la risposta è più analogica, generalmente la funzione con cui si decide la soglia è una funzione più continua, che fa passare da 0 a 1 in modo molto più smooth, molto più delicato. E quindi è più un atteggiamento, più un comportamento analogico. Poi è chiaro che sempre nel digitale viene verificato, ovviamente, ma non è così. Sì. Ha colpito quest'ultima cosa che ha detto, ovvero perché questa rete neurale funziona, non lo so. In che senso non lo so? Perché io mi immagino che comunque ci sia un processo di apprendimento che è stato prodotto e può essere riprodotto, quindi potrebbe anche essere variato per ottenere un altro risultato e confrontarli. Perché no? Quello che non sanno dire, e che mi è capitato più volte di sentirlo dire, non è tanto come sono arrivati a quella rete neurale, perché il processo, tra l'altro, a un certo punto William Hart, nell'ultimo frammento che vi ho fatto vedere, usa una parola che si chiama feedback neuronale. È quel processo in cui, in base all'errore che si commette, c'è un feedback che fa ritornare indietro e modificare la configurazione della rete. Proprio, è un termine tecnico che evidentemente Spielberg ha deciso di infilare là dentro. Quindi questo processo è ben chiaro, cioè cosa succede? Io do un esempio, vedo gli errori, a questo punto gli errori producono un feedback che si trasmette all'indietro e cambia tutta la rete. Alla fine non produco più errori e ho una configurazione con certi valori sulle connessioni e certi valori di soglia. Quello che non sappiamo dire, io perché non faccio proprio ricerche in questo settore, ma quelli che ho sempre sentito dire che fanno i reti, quello che non sanno dirci
è perché sono usciti fuori quei valori? Cioè, che cosa vogliono dire quei valori? Anche quella rete dei quadranti, io vi ho buttato lì, quei quattro nodi sono i quattro quadranti. Non è così chiaro. Non è così chiaro. Per esempio, il dubbio è proprio... Alla fine quella è una matrice, io potrei correggere l'errore moltiplicando un'altra matrice. E quindi, nel senso, mi torna sempre nel riproducibile, per questo è... quello che non riescono a dire è che cosa succede, perché una volta che la rete è stata prodotta, dato un input c'è un flusso di segnali che arriva fino all'output. Che cosa esattamente sta succedendo in quel flusso di segnali? Non lo si riesce a spiegare. Almeno non ho mai trovato qualcuno che mi abbia detto, ma è chiaro, questi collegamenti servono a fare questo, questi servono a fare questo e così via. E, ripeto, probabilmente non è così sorprendente se ancora abbiamo tanto, noi sappiamo dire al cervello quali zone sono interessate a certi, ma esattamente i collegamenti come siano, questo non lo sappiamo effettivamente dire, quindi può darsi che sia ancora legato a questo. Ma scusa, in un esempio più semplice, non è il problema che ha fatto Magatti. Già non si... Se vado a vedere la rete finale, non mi è così chiaro. Io penso che poi è unica la soluzione. No, esatto. Mi chiedevo questo. No. Se mi insegno in maniera diversa ottengo le cose diverse. Sì. No? Io penso che se quella rete lì, anche se vado a un tempo, un valore che sono qualche ordine di grandezza, sì. Cioè una volta che si è preso, si può chiamare convergenza, no? Una volta che hai avuto certi valori, se continuo con un processo un po' diverso, non si modificano più. Se do esempi giusti, no. Una rete che ha cominciato a comportarsi bene, a quel punto si comporta bene. Però è vero che se la adesso con esempi diversi posso ottenere reti diverse. E anche io questi esempi, perché come diceva all'inizio, siccome viene distribuito anche con gli stessi esempi. Spesso la funzione casuale è legata al tempo, all'anno. Anche con gli stessi esempi posso ottenere reti diverse. Una cosa che è sparita, che qualche anno fa c'era, si chiamava logica fuzzy, che era una rete neurale applicata dei controlli più semplici, non si vedono più. Guardi, la logica fuzzy, da quello che io sapevo fino a non tanti anni fa, era ancora molto utilizzata, soprattutto per elettrodomestici e soprattutto in Giappone. Fanno molto uso la logica fuzzy è una logica in cui non c'è solamente il vero e il falso. Cioè, a me per anni mi hanno detto: guarda, per Luigi non esiste solo vero o falso, ci sono le tonalità di grigio. La logica fuzzy fa questo, introduce dei valori di verità compresi fra il vero e il falso. Sfumato, è una logica sfumata, è una logica approssimativa. E viene usata soprattutto credo in elettrodomestici e credo con successo. Fino a poco tempo fa questa era quella. Sì. Comunque tecnicamente la logica fuzzy è una maniera molto economica di mettere qualche cosa simile alla logica sfumata vera, cioè in cui c'è tutte le probabilità. Quindi probabilmente andava di moda quando anche i microprocessori erano più limitati, ora ci si può mettere appunto una rete neurale e quindi se vuoi puoi programmare, insomma, fa tutti i dati del corso. E comunque, diciamo, quando metto caso delle reti neurali, chiaramente quell'esempio lì, se uno fa una rete neurale minuscola, più piccola possibile, riesce a non capire se te, cioè per esempio quella lì che si possa fare quasi con forse con due neuroni, con due percettroni o qualcosa del suo genere, no? In quel caso è facile, dici, è sopra o sotto la mezzana, uno ti dice, guarda, a destra, a sinistra, la mezzana. Questo vuol dire capire nel nostro linguaggio che cosa fa la rete. Se invece ci metti, appunto, c'è il momento 4, c'è il momento 20, quella fa benissimo, perché più grande la fai, fa 4. Però poi dopo i moduli non sai più che cosa dire, non è che un modulo ti dice che sta reagendo quando è fatta così. Cioè, se vuoi, è una cosa che facevo, che discutevo con i miei amici psicologi,
che uno si deve domandare cosa vuol dire capire dal punto di vista umano. Per noi ci piace, cioè, pensiamo di riuscire a capire qualcosa, se questo qualcosa è descrivibile con pochi simboli, con delle relazioni ben chiare. Perché se ti devo descrivere un sistema composto da 20 oggetti che interagiscono tra di loro, lo descrivo, ma posso dire di capirlo. Quindi se lo riesco a fare con 4, 5, 6 oggetti al massimo, no? Con ruoli ben precisi, allora dico, ho capito, per quanto se quella rete dico, c'è un neurone che discrimina se a destra e a sinistra, un neurone che discrimina se a destra e a sopra, bene. Se invece ce n'è uno che mi fa una zonina, un altro che fa un'altra zona, ma se non c'è il primo che fa quella zona, no? Il terzo che fa quello e quell'altro, e poi diciamo, non è che posso descriverlo, ma non lo capisco, no? Più o meno penso che sia. Quindi è un problema di complessità. Ah, cioè, è un problema di complessità, ma quel complesso. Certo. Io ho difficoltà a prendere una. Cioè, effettivamente all'inizio, quando le reti neurali sono state all'inizio, non potevano essere troppo complesse perché addestrarle richiedeva tempi enormi. Perché ci volevano migliaia di esempi. Ci voleva tanti esempi, ma ci voleva anche una tecnologia molto più rapida di quella che c'era all'epoca. Queste reti quindi erano molto più semplici. E quindi spesso si cercava di interpretarle, di dire che cosa è uscito fuori. Adesso no, perché quando ho fatto vedere per esempio quello della faccia, no? Immaginatevi, lì c'è il blocco che riconosce l'occhio, il blocco che riconosce l'altro occhio, il blocco che riconosce la bocca. E a quel punto la rete diventa molto complessa da anche solo da vedere e capirla diventa possibile. Poi forse in questo modo... di pensare è un misto tra le due, andiamo sia con l'esperienza, ma noi cerchiamo anche di generalizzare l'esperienza, quindi se la facessimo noi la neurale la faremmo sempre sinistra, destra, alto, basso, perché oltre all'esperienza cerchiamo di interpretarla. La neurale vero, falso, è un processo che converge e basta. Questo è da vedere se, per esempio, una cosa che ci stiamo domandando recentemente, ma è per esempio possibile addestrare una rete neurale a produrre algoritmi, quindi metodi di risoluzione, quindi qualcosa di più astratto? Forse sì, perché noi abbiamo delle tecniche ben precise e chi lo sa? Fornendo esempi codificati in modo opportuno, addestriamo la rete a poi sviluppare algoritmi che ricordano altri problemi. Quindi siamo a un livello di astrazione molto più alto. E l'input è difficile, però forse uno ci può ragionare su come fornire l'input. Sono d'accordo, infatti la difficoltà è chiaramente come codifico l'input e come glielo do. Non credo. Però non penso che sia impossibile. Non penso che sia impossibile. Anche perché ci sono grosse base dati di codice di programmazione in cui uno può riconoscere, per esempio, certi pattern, no? E quindi dirà: accidenti, tutti questi sono una certa tecnica algoritmica. Allora apprendo questa tecnica algoritmica. Non credo che siamo veramente così lontani da arrivare a questo livello di astrazione. Deve essere simile a quelle macchine che hanno fatto recentemente. Che ho letto, che fanno le diagnosi mediche, penso. E ora lì... Una cosa mista, beh, lì però è più proprio il livello, perché la rete neurale fondamentalmente è un meccanismo molto semplice che associa pattern di input a pattern di output. Nel caso delle diagnosi mediche, però la cosa è abbastanza ovvia. Il pattern di input sono i sintomi, il pattern di output sono le possibili, diciamo... patologie che uno ha, si tratta di addestrare la rete dandogli degli input che sono i sintomi che uno ha e in modo tale che produca le patologie corrette. Quindi mi sembra abbastanza naturale. Sì, ma quando gli si insegna la macchina, cioè, uno può avere anche due potenze, il medico bravo che uno dice due. Quando ce ne sono due e riesce a capire che sono due, non è una strana. Certo. Forse per quello l'ha fatto. Invece di classificare mammografie per vedere se sono tumorali o no, forse la macchina in certi casi aiuta. No, poi chiaramente casi di mezzo.
Comunque, per tornare all'ultima cosa sulla complessità, per esempio, le lingue, no? Sono un classico esempio di problema complesso, e si vede quando i bambini lo apprendono che c'è una fase, no? In cui organizzano certe parole, a un certo punto capiscono la grammatica e la usano in maniera iperregolare, no? Perché avendo capito la regola, la applicano, per cui coniugano tutti i verbi, diciamo, in maniera regolare, così via. Quindi poi dopo metteci le eccezioni, che chiaramente vuol dire, nel senso, queste reti neurali sono pronte anche a gestire le eccezioni, che vuol dire che invece, oltre che quel quadrante tagliato in quattro, oltre che c'è un angolino, perché quella è l'eccezione, quindi un pezzettino in quadrante invece lo vuole chiamare, perché questa è l'eccezione della regola. Quindi la regola deve essere, cioè, queste macchine deve essere pronte. Allora, dopo di che tutti i giochetti hanno detto, fai l'assalto e fai l'eccezione, non lo riconosci più nell'architettura della rete. Bene. Quando diventa molto complesso diventa anche a rischio di errore devastante inaspettato. Non lo so, chi c'è stato dopo vedete. Allora, devo dire la verità. L'uomo è a rischio di errore, sì, ovviamente, e lo accettiamo come possibilità, no? Per esempio a me stupisce che ultimamente, sempre, ovviamente i media giocano un ruolo abbastanza importante, non è che voglio fare il dump della situazione, però è chiaro che i media in qualche modo veicolano anche l'opinione. Però recentemente è stato dato molta enfasi al fatto che c'è stato il primo morto su macchina automatica, che è stato dato al fatto sia che la macchina sbagliato, perché non si è accorto sia lui che stava lì, non si è accorto di un certo stato, che cosa è comunque fatto fare questo incidente. Però quando si dice questa cosa si pensa come che le macchine debbano essere per forza perfette, questa paura quasi di avere, e quindi è quasi della perfezione che ci spinge a enfatizzare l'imperfezione di questi prodotti. È logico che un programma che guida una macchina errori probabilmente commette, ma molto probabilmente ne commette molti di meno di un essere umano, e probabilmente migliorerà, ovviamente, a differenza forse di un essere umano che da quel punto di vista non migliora tanto. Quindi io mi posso aspettare che piano piano gli incetti saranno sempre meno. Ma può succedere che essendo una cosa estremamente complessa, si è sfuggito in particolare, ha fatto sì che la macchina non si accosta. Però se lo accettiamo come essere umano, penso che dovremmo accettarlo anche su queste forme di intelligenza artificiale. La macchina non avrebbe preferito. Sì, la macchina dovrebbe poter controllare la velocità, per esempio, sempre. Si potrebbe mettere la legge di Asimov sulla macchina che dice non vai mai oltre 50, cioè, se è necessario perché devi superare qualcuno però sei in pericolo, lo puoi fare, ma non devi però violare la prima legge e così via e così via. No, mi chiedevo come vengono studiate queste reti neuronali che nel computer sono tutto a livello di software, oppure se riesci a fare anche qualcosa di hardware per cui esistono neuroni hardware connessi, che io sappia è tutto software. Esatto, è tutto software, sia il processo di apprendimento che la rete finale. Si potrebbe arrivare a un passo in cui l'apprendimento è software e poi il deployment è hardware, per cui magari costruisci fisicamente degli oggetti in cui c'è questi collegamenti. Non ne vedrei troppo il vantaggio, non lo so. No, non ne sono così sicuro. No. Le reti neurali sono, una volta cablate, sono di un'efficienza mostruosa, ma lo vedremo fin dai inizi. Una volta trovata la configurazione giusta. Come vengono fatte? Un neurone che ha un nodo, una uscita sola, oppure più uscite, ci sono tanti. Allora, generalmente si considera ogni, si chiama percentrone,
che ha una sola uscita ma che è collegata a più di un, cioè il valore che esce lo stesso ma mandato la. Io volevo fare una domanda sul rapporto fra mondo accademico e industria privata nella ricerca. Io mi sono trovato molto nella storia che ha fatto lei. 30 anni fa le industrie private assumevano dall'università giovani laureati in informatica per fare intelligenza artificiale. Dopodiché la grande delusione, perché la informatica hanno fatto sistemi transazionali per il mainstream. Adesso c'è questo ritorno e mi domando come mai, me l'ha spiegato. Però quando ho fatto gli esempi dei principali risultati, quello del superamento di Google, eccetera, sono ritornati dei nomi, quello di Google, quello di Facebook. Quindi stiamo parlando di colossi dell'industria. Allora mi domando che rapporto c'è, chi ha il pallino della ricerca dell'intelligenza artificiale in questo momento? E a lato, so che la scuola italiana è molto avanti nella robotica a livello mondiale. È forse un'occasione per riportare l'informatica italiana a fast per tutti da qualche decennio? Da quando lo rimetti. E, allora, per quanto riguarda la robotica, non ho parlato per niente apposta, perché se no è una cosa a parte. Qui è vero che l'Italia si comporta estremamente bene, ma secondo me ci sono anche dei problemi molto molto diversi. Ripeto, tutti questi film, l'intelligenza artificiale, anche quello del film I Robot, si capisce, cercano di essere molto simili agli esseri umani, invece però la robotica è molto lontana. E i problemi sono decisamente diversi, però. C'è il problema di, anche di più fisici che software. E, è vero quello che Google, Facebook, Amazon fa tantissimo, molto di learning, anche Netflix, sono tutti, diciamo, colossi che fanno uso di questa tecnologia. Allora, la tecnologia di per sé, a mio avviso, è alla portata di qualunque azienda ragionevole. Quello che secondo me non è alla portata di qualunque azienda sono i dati. E purtroppo su questo si fa molta fatica. Si fa veramente molta fatica e il rapporto, a me è successo più di una volta di volere i dati, per esempio, sì, ora del web uno non può avere facendo il proprio programma che naviga il web, condiziona tutto, però lo posso fare una volta, non è che mi posso mettere come Google tutti le settimane a recuperare i dati che ci stanno. E purtroppo queste compagnie non collaborano da questo punto di vista. La loro ricchezza. E le reti neurali, quello che ho cercato di far capire è che due aspetti hanno fatto sì che, uno è la tecnologia avanzata, ma l'altra è l'immensa quantità di che si ha a disposizione. Sono aziende che hanno i dati. Cioè loro li hanno creati, cioè se li sono creati, loro non c'è verso. E quindi una normale azienda ho paura che faccia un po' fatica. Mi ricordo che là c'è anche, insomma, andate a visitare, cioè, se non piacere lì, che poi chiaramente si può continuare a chiacchierare tra di noi. No, senti nulla. Perché? Io non ho
c'era domande? Non so qual grado di conoscenza della creatività dell'antistica e la frequenza sul gente rotta la tradizione. Scusa, ma Franco era. Grazie.